In vita fui conosciuto sotto il nome di Alessandro Serpieri e ora sono qui per presentarvi la scuola alla quale è stato dedicato il mio nome. Come io fui studioso di numerose discipline, altrettante sono quelle insegnate in questo luogo e numerose sono le attività apertesi fra queste mura, quali giornalismo, teatro, arte, laboratori scientifici. Andiamo infatti ora ad osservare come si comportano le menti dei futuri artisti. Interessante. Non noti anche tu la profondità dello sguardo? Sì, ma poi c'è un chiaroscuro particolare, guarda l'accostamento di colori. Già, e poi le linee, molto decise, molto semplici anche. Sì, ma mi sembra gioco, guarda. E ora richiamoci al laboratorio di chimica. È qui che generazioni e generazioni di studenti vengono preparati ed addestrati per affrontare scoperte che il mondo non potrebbe... Aspetta Serpieri, aspetta Sandro, aspetta. Sì. Aspetto, sì. Questa è pazzia! Professore, è acqua che esce dal rubinetto, non è la prima volta che lo vede. Strega! Aspetta, aspetta, ma anche adesso ci penso io, levati, levati. Professore, è caldo! Batti l'assistente, vai! Bravo, professore! Spostiamo ora la visual nostra durante lo svolgimento della ragazzi, lezione. Ragazzi, parleremo della legge di Kirchhoff. Ecco la definizione. Sto parlando. Sì, adesso, però non è che anche io ho un lavoro, voglio dire, non è che sono smaccheggia uguale, andiamo, su. Mi avete chiamato per fare la presentazione della scuola. Sì, dopo la ricreazione, Alessandro, dopo la ricreazione, un attimo, fammi finire la lezione. Boh. La prima legge di Kirchhoff, stabilisce... D'accordo, se è così dichiaro ufficialmente finito questo video, e non azzardatevi a disturbarmi mai più per il resto della vostra vita. La linea a voi studio.